Femmina TG, gli approfondimenti sui fatti della settimana. Termina la fase del rinnovo delle cariche all'interno del Comando Carabinieri di Locri con l'arrivo dell'ultimo ufficiale, il capitano Rosario Scotto Di Carlo, presentato dal tenente colonnello Pasqualino Toscani come ufficiale dalla carriera molto intensa, provenendo dal Comando di Nuclei Radiomobili Campani e Siciliani, quindi, come ha dichiarato lo stesso Toscani, aree molto calde dove il giovane ufficiale di soli 33 anni ha già dato modo di mettere alla prova la propria formazione e l'attitudine a comandare presidi difficili come è quello di Locri. Un benvenuto affettuoso, caloroso, carico di un in bocca al lupo veramente di quelli fatti con il cuore al primo collaboratore che sta qui sull'Ocri e quindi di conseguenza che ho qui in casa e su cui sono certo di poter contare. In bocca al lupo di cuore e benvenuto da parte di tutti quanti loro, perché poi loro sono i primi che in qualche modo riescono ad esaltare, a sottolineare o a indicare quelli che sono le nostre attività sul territorio, che comunque vi assicuro sono tante. L'attenzione non cerchiamo di non farla calare mai, di tenere sempre comunque come dire le antenne vigili. In sintesi, tra i saluti dei precedenti ufficiali, il colonnello De Magistris e il capitano Blanco, terminano il loro insediamento il colonnello Toscani e il capitano Scotto Di Carlo. L'approccio è quello che da subito si esprime su due fronti, il primo quello del dialogo, sia con stampa che struttura sociale, la volontà di relazionarsi con la cittadinanza in modo diretto e gentile, senza rimanere troppo distanti dalle esigenze della popolazione, anzi, invitandola a farsi portavoce delle necessità sulle quali l'arma può lavorare, e contemporaneamente però un lavoro costante e fermo sul territorio, nella lotta alla criminalità in ogni sua forma di espressione.